La danzatrice franco-senegalese Germaine Acogny ha incantato il pubblico sassarese al Teatro Verdi. Servizio di Valeria Ganadu. Ascolta la voce dell'acqua, la voce del fuoco, ascolta nel vento il cespuglio che singhiozza e il respiro degli antenati. Germaine Acogny, 84 anni, leone d'oro alla carriera alla Biennale di Venezia del 2021, strega letteralmente il Teatro Verdi con il suo Hommage aux ancêtres, omaggio agli antenati. La danza, che diventa un rituale stregato per dare vita ad uno spettacolo unico e irripetibile, che grazie al Festival Corpi in Movimento, organizzato da Danza Eventi, è arrivato in Sardegna, a Sassari, lo scorso fine settimana, in prima europea assoluta. Tout ce que je fais, c'est profane parce que je Tutti i miei trouve spettacoli sono profani. Io vivo sempre con gli antenati e pratico dei rituali a loro dedicati. Per esempio, quando vado al mare porto del latte quagliato per gli antenati. Vivo sempre con loro, penso a loro e lascio sempre uno spazio a loro. Anche quando faccio l'aperitivo, c'è sempre un bicchiere vuoto per gli antenati. Lo spettacolo, applauditissimo, è un condensato di significati profondi e di emozioni. Io separo la religione dai miei spettacoli. Ciò di cui mi occupo e che insegno ai miei allievi è la pura spiritualità. Gli insegno a esprimere delle emozioni e a essere spirituali, ed è una cosa diversa dalla religione. Il cerchio che ho disegnato sul palcoscenico ha rappresentato la delimitazione di uno spazio e allo stesso tempo ha riprodotto le danze, in quanto si ballavano in cerchio. Invece il cuscino rappresenta un bambino, simbolo della rinascita. Io quando ballo non sono mai sola. A volte io vedo delle presenze, come degli angeli. A fine serata, la maestra e coreografa franco-senegalese è stata omaggiata di una targa commemorativa a nome della città di Sassari dall'assessore alla cultura Nicoletta Puggioni, a fianco della presentatrice Monica Lubinu e la direttrice di Danza Eventi Lucia Cau.